sa tête. Et bientôt après, je partis avec lui pour Ajaccio. Nous reçûmes dans cette ville, sur la fin de l'an 13, l'ordre de nous embarquer pour Gênes, et là celui de nous rendre à marche forcée sur l'Adige. L'Adige. Pour faire partie de l'armée d'Italie. Mais non d'Italie, l'Adige. Ou 6e corps de la grande armée, aux ordres du maréchal Massena. Et dopo segue. Basta. E dopo segue la storia della battaglia della campagna d'Italia, la battaglia di Caldiero, l'Adige, eccetera. Poi il ritorno, e poi dopo segue la storia bellissima di lui contro Fra Diavolo. Però questa era un po' la cosa di... Concludiamo dicendo questo. Victor Hugo passa poco qui, aveva tipo 2-3 anni di età, no? Quindi, però praticamente impara a parlare. Quindi nasce bilingue. Questo, su questo non dovrebbero esserci dubbi. Poi Victor Hugo, quando poi diventa un romanziere, eccetera, è amico di Alexandre Dumas e gli racconta storie dell'infanzia, probabilmente non per ricordi personali, ma per quello che gli raccontava il padre e la madre, no? Ed è da lì che Alexandre Dumas prende la storia del conte di Montecristo, dell'isola di Montecristo che c'è qui, a sud dell'Elba, c'è un'isola che si chiama Montecristo, che nell'antichità si chiamava Monte Giove, Mons Jovis. Poi il nome di Giove, che era un dio pagano, viene sostituito con quello di Cristo, come accadeva spesso, no? E la storia del tesoro di Montecristo ha un'origine vera, tant'è vero che lo hanno trovato a Sovana, qui in Toscana, in una cattedrale di San Mamiliano, nell'altare dove ci sono le reliquie di questo santo, cioè i resti, no, del morto, scavando sotto per fare dei lavori, hanno trovato un tesoro di monete d'oro. Addirittura. Che provenivano da Costantinopoli e che, guardando le iscrizioni sulle monete, il tipo di moneta, erano delle monete della seconda metà del V secolo, quindi circa 470-475 d.C. di questo San Mamiliano. San Mamiliano era, pare fosse il vescovo di Palermo, scappò perseguitato da Palermo, si portò dietro evidentemente questo tesoro. Andò a cercare rifugio o sulla Tunisia o da Palermo, andando verso Trapani, insomma verso la Tunisia o verso la Sardegna. Poi si ritirò, cercò rifugio in Sardegna, da lì costeggiò la Sardegna navigando e arrivò fino all'Elba, Pianosa, l'Elba, da sotto l'Elba, insomma, Pianosa, Montecristo. E a Montecristo si fermò, e a Montecristo si fermò per sempre praticamente, e lì fecero un'abbazia. Lui quindi era intorno alla fine del 480-870, 100 anni prima di San Cerbone. Aveva fatto lo stesso viaggio che poi farà San Cerbone con tutti i suoi amici santi, che erano vescovi della Tunisia, da Cartagine, lì da quelle zone, no? Utica, eccetera, eccetera, che vennero su scappando dai berberi che li perseguitavano, dai berberi e probabilmente dai visigoti, insomma, e c'erano lì queste popolazioni che conquistavano quelle zone, no? Dall'impero romano che stava cadendo, era caduto ormai l'impero romano. E loro scapparono e vennero a cercare rifugio, passando sempre da quella stessa via d'Africa, cioè che costeggiavi passando vicino alla costa siciliana, arrivavi in Sardegna, costeggiavi la Sardegna, un pezzettino di Corsica, poi tagliavi sullo scoglio d'Africa, che è un'isoletta minuscola con un faro a sud di Pianosa, e poi giravi verso Pianosa, e da lì potevi andare o verso Montecristo e raggiungere l'area della Follonica, Orbetello, Castiglione della Pescara, la parte sud di Piombino, oppure potevi venire verso l'Elba, no? E raggiungere i porti di Lacona, Marina di Campo, Fetovaia, Pomonte, Chiesi, eccetera, e quindi raggiungere l'Elba. Questo per dirti, il tesoro che venne cercato tantissimo a Montecristo, non si sa, può darsi che ce ne sia una parte ancora a Montecristo e nessuno ha mai trovato, ma il tesoro esisteva davvero. Ed era il tesoro di San Mamiliano, ed era sicuramente un
baule di monete d'oro, probabilmente, quelle che sono state trovate a Sovana nella cattedrale, nella basilica o cattedrale sotto l'altare, sono poche, cioè sono un po' di monete d'oro, però non è detto che sia stata solo una parte di questo tesoro di Montecristo, che questo santo diventerà dopo, questo vescovo Mamiliano aveva portato qui. E c'è il culto di Mamiliano, eccetera, per esempio ci sono libri proprio, anche Silvestre ha scritto dei libri su questi santi che arrivano qui, no? Bene, questa era la storia del generale Hugo, il babbo di Victor Hugo, all'Isola d'Elba. Quindi la parte più bella è questa in cui lui va a prendere la moglie a Livorno, colti da una tempesta finiscono davanti Sant'Andrea, da lì li sbuca da Capo Mortigliano una nave di barbareschi che li catturerebbe, li farebbe schiavi, e loro invece reagiscono nonostante il mal di mare e si salvano. Grazie. Evviva la storia del mondo. Però